Io quando in realistica aerei trovo i russi, godo easy kill. No. No, mai. Mai, no. No, no, io quando vedo i russi gli tiro tante di quelle madonne perché so che i loro aerei fanno cagare nella realtà. E invece erano lì che... Vedi che fanno virate strane, climb strane. Quando sparano sembra che abbiano i raggi della morte. Ah! Robaccia. Ho No, appena sparato fuori purtroppo, da sotto figurati, la mia, sta da per sotto il mio scafo un Cromwell. L'ho sputato fuori. Boh! ok, dove andiamo? Andiamo a morire bene, quindi direi di lato. Non andiamo a E boom, B. siamo 6.7. Sì. Ma io non sono tanto sicuro di quello che dici. Dopo aver provato con mano più di una volta, i russi No, ma è veramente sono banale giocare con i russi. sbilanciati. E Harry ancora un po' sono stati ribilanciati, ma l'aviazione è veramente una I buffonata. carri li hanno ribilanciati perché si sono resi conto che non c'era più scopo di giocare altra nazione se non i russi. Ci sono stati episodi che avevo metà russi da una parte e metà russi dall'altra, Oh, sì, più volte è successo. eh. Assurdo. Le terrestri realisti avevano fatto fare russi contro russi perché ormai tutti giocavano solo i doppi che erano diventati. Adesso invece tutti giocano tedeschi. Perché sono diventati biased. Come va preso in pieno forse? Da dove? Ma preso da qua. Dove sta andando il Cromwell? T-34-85, target undamaged, ricochet. Porca troia. Distrutto. E ti sei vendicato. Sì, un bel colpo centrale gli ho tirato, tra l'altro. Ma che cazzo, ma ce n'è un altro qui. Sì. Dici? Machine gunner, commander. Bella. Sono un tigre, pirla. Sono un tigre con un cannone da 75. Vieni. Come to papa. Ce n'è un altro in fondo, un su 85. Ops. Ma te spari dalle finestre, ma che... Certo. No, l'artiglieria no. American super biased. C'è un altro in fondo. Quello ancora non è morto, presumo, eh. Target undamaged. Ora è Ce n'è morto. un altro in fondo sulla destra. Visto? No. Guarda dove sto sparando. Sì. Non riesco a penetrarlo, passo agli Integro. altamente penetranti. Altamente. Non so se è morto. Vendetta vera, Trucio Baldassi. Ma io trovo che invece i russi siano veramente grossi a livello di aerei. Mi fa girare il cazzo più che altro che non sono niente di speciale e fanno di quelle manovre che sono disumane. Quindi, quando invece robe tipo tedeschi e americani succano da matti, non mi piacciono. Cioè, dopo i cacciarussi vengono solamente gli spitz, poi il resto sono tutti più o meno bilanciati tra sé. Gli Spitfire hanno un livello di illegalità che è altissimo. Occhio perché Hanno copiato... nel giardinetto c'è gente, Il giardinetto. eh? Eh sì, nel parco. No, appunto, Indovinelli. ma gli Spitfire sono disumani, ma non ha senso che siano così, infatti. Ma te devi vedere. Te devi Sì, vedere. ho strada principale, sta arrivando. Da B sta arrivando. Integro in frontale sul Panther.
Sì, anche i Bearcat. Sì, ma però figa, prima di arrivarci lì devi sputare sangue con gli americani, perché cioè veramente è... Due Panther dal frontale, uno russo e uno e un altro anche. Beh? T4. No, non è... Ma come? Ma ha colpito solo la torretta, mi auguro. Che era l'unica roba girata. No! Che brutta morte. Non ho calcolato bene. Vabbè, vengo col P51. Gli F8F sono troppo grossi, quello sì. Gli F8F e gli F8F sono brutti. E il Panther TV fa veramente schifo. Sì, ma non ha senso, è molto più efficiente il Panther rubato dai russi, usato per farci proprio, piuttosto il Panther tedesco. Questo la dice lunga. I need escort. I will not give you an escort. Thanks mate, I love you. Basta andare di side climb contro i russi. Vabbè. Ma nemmeno, te lo garantisco, nemmeno. Lo dice Denim. Ma Denim, non so che partite fai. Su B c'è sempre qualcosa. È sempre il TV. No, è un Tiger. No, Panther TV. Aerotreni e a bombardare. Coccati ste due bombe da 1000. Ah, ma due hit. Cioè. Ce ne sono due. Vedo. Enemy kill assist, Panzer 470 eliminato. Pulpo. Che ridere. E gli ho sganciato due bombe da 1000 di fianco e non è esploso. Che ridere. C'è uno stand? Non lo so. Ah, è morta, però c'è uno Jagdpanzer. Vado alla base per ricaricare. Ok, mi faccio un po' di strafing. Ragazzi, io la penso così. Che vi devo dire? Io sono abituato a utilizzare robe un po' più performanti di questo gioco qui per gli aerei, quindi quando vedo che gli aerei si comportano in una maniera completamente strana non va bene. Che debbano essere impiegati con una certa tecnica e strategia, ok, ma che quando devono fare le cose che devono fare non le fanno. L'XP 55 no, non ce l'ho. E d'altronde non la vorrei neanche, è una roba sperimentale da 4 soldi, quindi. Oia! Yeah. Niente, stai lì a farti ammazzare. Flak. E vai via, no, ma ho fatto la coda. Vattene. Ah, gli ho fatto un critico prima di morire. Bastarda. Perché vai con il Devastator? Perché è bellissimo. Meraviglioso. Un chicchino. Io non lo utilizzo perché non lo vorrei neanche comprare, perché è un prototipo. Non no, ha senso di esistere. Col Diver ero. Eh? Ero col Diver, non col Devastator. Scusami, io stavo parlando del. Sì, ok. Però io stavo parlando di un'altra cosa in questo momento. Ah. Frenante e stop. Sarò riarmato in 20 secondi. Il problema è quanta gente c'è a terra? Nessuno. Quindi molliamo il nostro bellissimo P51 e andiamo a fare kill a terra, va. Quanto fa male se andate un colpo di HV2 o un M18? Tanto. Ti ho raccontato la mia breve storia triste.
C'è un KV2. Sì. Merda. Chi è Ita X Lector e il boss? Boo. Ecco, quello è davvero un UFO, eh. Chiedetevi sempre del perché non l'hanno mai prodotti quegli affari lì e poi datevi una risposta. Da dove? Ma come facciamo a vedermi che era tutto coperto? Vabbè, mi ha preso giusto giusto in mezzo, eh. E quello che mi chiedo, come cavolo ha fatto a vedermi? Che era in mezzo, vabbè. È finito tutto. Un'ora di prova, una morte, 12 kill. Return to Hangar. È un pochino sovradimensionato.